unità anche confrontandosi quando era il caso, ma poi concordando unitariamente sulle scelte di indirizzo e sulle politiche di questo territorio. Negli ultimi mesi i comuni, i sindaci e gli amministratori dei comuni della Val di Susa si sono incontrati più volte per fare un lavoro estremamente approfondito, analitico dei servizi che il CONISA eroga nei confronti delle diverse tipologie di persone assistite. Questo lavoro aveva lo scopo di andare ad analizzare tutte le voci di servizi erogati e di conseguente delle spese sostenute per questi servizi per consentire di fornire alla struttura, al direttore della struttura e al consiglio d'amministrazione che ci ha costantemente seguito con grandissima professionalità e approfondimento delle singole voci che per dei politici possono non essere così chiare nei vari dettagli, ma ci ha consentito di entrare nell'analisi più approfondita di queste voci al fine di fornire queste indicazioni che sono state recepite per definire il bilancio del consorzio che è stato approvato qualche settimana fa. Ricordavi già prima, Sindaco Ferrentino, le difficoltà in cui ci siamo trovati per quest'analisi, perché l'incertezza dei trasferimenti ha condizionato fortemente i mesi in cui si è svolta questa analisi, salvo poi arrivare a definire questo bilancio che non ha considerato nella sua analisi unicamente il contenimento dei costi degli equilibri di un bilancio difficile, ma ha mantenuto saldamente fermo l'obiettivo di mantenere i livelli di assistenza erogati e salvaguardare i diritti delle persone assistite e i servizi che rispondevano ai loro bisogni. Crediamo in questo. Alla fine garantito i servizi necessari con questo spirito che oggi a nome dei sindaci della Valle partecipo all'inaugurazione di questa struttura che rappresenta un impegno nei confronti degli assistiti, nei confronti delle loro famiglie sul fatto che le amministrazioni ci sono. Abbiamo fatto scelte difficili, abbiamo aumentato le quote di compartecipazione dei comuni dell'oltre 11,50%, o quasi 3 euro per ogni abitante della valle sono state reperite dai sindaci, dai comuni in un momento in cui le risorse sono complicate, i bilanci sono difficili, le incertezze sono forti anche per i comuni, non solo per i bilanci del socio assistenziale. Comunque ci siamo riusciti. Questo di oggi rappresenta veramente un momento di come condividere e portare avanti dei progetti comuni porti dei risultati. Questo lo considero veramente un progetto comune, fortemente voluto, lo ricordava prima Antonio, dall'amministrazione comunale di Sant'Antonino, che fin dall'inizio ha creduto in questo progetto mettendo a disposizione il terreno, seguendo poi i lavori e seguendolo nell'ultimo periodo per mettere a punto la struttura e consentire così il progressivo ingresso degli ospiti che è stato già detto, arrivano anche da fuori regione, da fuori provincia, e questo ha consentito per molti di loro un rientro più vicino ai loro affetti, alle loro famiglie. E questa è la direzione in cui vogliamo proseguire. Io ringrazio il presidente Cota, ringrazio il presidente Saitta di essere qui. La loro presenza ritengo che sia molto importante perché dobbiamo procedere proprio in modo unitario verso quella direzione che consenta di affrontare le future sfide di risorse che non possiamo considerare in costante aumento e anzi cerchiamo di far fronte alle progressive riduzioni a fronte di una domanda via via crescente delle persone che usufruiscono dei servizi sociali sul nostro territorio. Per questo abbiamo bisogno di continuare a lavorare insieme, Presidente Cote e Presidente Saitta, proprio per cercare di portare avanti gli obiettivi e le modalità per raggiungerli, anche con dei modelli sperimentali che possiamo provare a cercare insieme con la conoscenza della struttura che è estremamente attenta e non vanno in consorzio perché
hanno delle necessità diverse e che i comuni soddisfano in modo diverso, ma un confronto continuo con gli assistenti sociali del CONISA ci permette di rispondere in modo appropriato alle esigenze diverse che si possono presentare. Ringrazio l'ASL perché in tutte le tematiche sociosanitarie è sempre presente e attenta alle esigenze di questo territorio, e credo che anche con l'ASL saremo chiamati in futuro a fare delle scelte che contiamo di